Ciao a tutti e benvenuti in un nuovissimo video di Adopt Me. Oggi finalmente, dopo giorni, dopo settimane, dopo mesi, dopo anni, andrò finalmente a schiudere. Andrò finalmente ad aprire la mia prima RGB box. Ma prima di iniziare mi raccomando, lasciate un bel mi piace a questo video, iscrivetevi al canale e non dimenticate di cliccare sulla campanellina da questa parte, non mi ricordo mai, sbaglio sempre, per attivare le notifiche. Detto questo, iniziamo subito. Più ho già preso la ricompensa, ho già giocato oggi non so per quanto tempo, quindi mi spiace, niente ricompensa oggi. Abbiamo sempre il mio Lavender Dragon che si chiama Rose, non so perché, il volume è sempre al massimo. Stavo dicendo, si chiama Rose, non so perché me l'hanno dato così, non ne ho la più pallida idea. Io in realtà non nomino mai pet, dovrei cominciare a farlo, non lo so, ditemi voi, datemi dei consigli. In realtà questo draghetto lo volevo chiamare Spyro, perché mi ricorda, in realtà non è molto simile, perché Spyro è tutto viola, questo qua è bianco, diciamo che è bianco e ha delle parti viola, quindi. Però mi ricorda un po' Spyro, quindi lo volevo chiamare Spyro 1, Spyro 2, Spyro 3, Spyro 4. Vabbè, lasciamo perdere questa parentesi. Sì, mi sembra che questo qua sia l'ultimo, dopo questo finalmente potrò fare il Lavender Dragon Neon, ed ovviamente registrerò un video, non sto manco a dirlo. Intanto chiudiamo la casa, perché non mi fido. Comunque stavo dicendo che finalmente ho ottenuto la mia prima RGB box e sono a dir poco, se devo essere sincero, sono emozionato per la RGB box e voglio aprirla, ma allo stesso tempo ho visto tantissimi video di persone che aprivano RGB box e ottenevano collari, passeggini, insomma cose di cui a me non frega molto. Ho detto sinceramente, non colleziono passeggini e neanche petwear, abbigliamento per i pet, insomma queste due cose io proprio non le colleziono. Mi sto perdendo oggi, veramente mi perdo. Stavo dicendo che volevo andare ad aprire l'RGB box, ma non so dove andare ad aprirla, perché vorrei aprirla nell'isola, ma è già in fase di costruzione, quindi non voglio ancora spoilerarvi l'isola. Voglio fare un tour, un video, oltre il fatto che ancora non è completamente finita, quindi no. Ho finalmente messo la scala qua e ho fatto il piano di sopra con una specie di studio. Sì, uno studio. E qua c'è una stanza segreta che non vi mostro perché è segreta. Scendiamo di nuovo sotto. Vi mostro. Ne ho più di una di RGB Box. Ne ho una che ho ottenuto con la missione tipo una settimana fa, perché sì, è da una settimana che non registro un video. Mentre queste non vi dico cosa ho fatto per prenderle, perché sto zitto. Ok, adesso basta, vado al punto. Andiamo ad aprire questa RGB Box. Dove andiamo ad aprirla? Non ho più pallida idea. Allora, vediamo un po'. Allora, quello dei veicoli non ci vado, sono triste, perché dovevo registrare il video dei veicoli ma non l'ho più fatto perché costano un occhio della testa, quindi, per non dire altre parole, quindi niente, ho rimandato il video dei veicoli. Mi dispiace, spiace più a me forse che a voi, ma comunque l'ho rimandato perché non ho abbastanza soldi. Con questi soldi, con questi miseri $2000, potrei comprarmi nulla, nemmeno un motoscafo, quindi nulla dei nuovi veicoli. Per comprare tutti i veicoli nuovi ci vogliono circa $10000, che sono tantissimi. Oltre ad aprire la RGB box, voglio anche... Oddio, ma tutto questo tempo è stato così su... Oltre ad aprire le RGB box, voglio anche provare a scambiarne una, perché non l'ho mai fatto. Non sono mai stato in un server ricco a vedere cosa danno per un RGB box, quindi sono curioso e vorrei farlo. Potrei andare ad aprire al food shop, che non è male, o a quello dei toys, ma non mi porta molto fortuna. Oh no, ok, so dove andare ad aprirla, lo so. Quindi, allora, teletrasportiamoci. Ho un posto segreto che secondo me mi porterà tantissima fortuna. Però stavo pensando, se apro un RGB box e trovo un veicolo dentro un luogo chiuso. Ma tanto, niente, tanto che io non voglio un veicolo, giusto? Vogliamo un bel pet noi. Quindi andiamo nel posto segreto, che non si trova al food shop, ma si trova vicino. Ogni volta non utilizzo mai veicoli, ma proviamo questo. Me l'hanno scambiato l'altro giorno. Serve a qualcosa? Ehi... E niente, il mio computer sta riprendendo a fare rumori strani. Se già comincia ora a fare rumori strani, non voglio immaginare quest'estate, che con un caldo della Madonna, secondo me... esplode direttamente. Ora vi mostro il posto segreto. Allora, qua dentro... Ma guardate che bello! E che poi, questi indizi in realtà non capisco che cosa siano. All'evento di Halloween c'era una cosa simile con tipo una cosa di Natale. Non è che magari questi indizi vanno a indicare tipo un uovo in arrivo? Che è quello che...
sappiamo che sta per succedere. Non so se ha senso quello che ho detto. È arrivato il momento di prendere le RGB box. Ok, sì, qua ovviamente ci dice che è 44% comune, ammazza, direi. 30% uncommon. Uncommon? 14% raro, 7% ultra raro e 4.5% leggendario. Insomma, non sono bravo in matematica, solo che 4 è poco. Oh, guarda che bella luce, sì, bellissimo, insomma. Allora, adesso andremo ad aprire queste RGB box. Troveremo uno squid. Un camaleonte, uno squid. In realtà preferisco lo squid rispetto a camaleonte. Ma secondo me lo squid è più carino. Poi è lilla, è carino, è coccoloso, è bellissimo. Dovrei aprirla qua. Sapete che vi dico? Ho cambiato idea. Ho cambiato idea perché penso di andare ad aprirlo nell'isola. Perché se vado nel retro, voi non vedrete mai cosa c'è davanti. Quindi l'isola non ve la spoilerò. Qua ci apriremo in un altro video delle uova. Dove la andiamo ad aprire? L'andiamo ad aprire su una di quelle... Andiamo ad aprire sul cucuzzolo di una di quelle rocce, secondo me. Porta la fortuna lì, vero? Sicuro. Ok. Allora, non ho la più pallida idea di quello che sto andando a fare. Prendiamo le RGB box. Ci ricorda nuovamente che abbiamo nessuna probabilità di vincere, no scherzo. Dai, siamo positivi e sicuramente, oh, è pure notte, quindi sicuramente ci scommetto, anzi guarda, la ritolgo e la riprendo, ci scommetto che, essendo notte, mi uscirà qualcosa di leggendario. Siete pronti? 3, 2, 1... Dove eravamo rimasti? Allora, adesso entriamo, proviamo ad entrare in un server ricco. Ma no, questo qua dovrebbe essere già un server ricco, se non sbaglio. Quindi, provo ad andare al centro. Non commento quello, faccio finta che non è successo nulla prima. Quindi, non, se non mi vedete commentare cosa mi è uscito, non ci fate caso. Andiamo al centro e vediamo cosa scambiano per un RGB box. Oh no, c'è il furgoncino con la sua musica assordante. Ok, allora, visto che siamo in un server ricco, io direi di... Ah, ma questo è un blue egg. No, diamond egg, niente, scherzavo. Mettiamoci qui e scriviamo trading. Addirittura due camioncini del gelato e non ci sento più niente. Trading RGB box. Che poi non so nemmeno quanto valgano. Magari poi non valgono nemmeno niente. Beh, vedo che sono tutti interessati alla mia RGB box. Non la prendo in mano perché sinceramente, cioè, se poi vado ad aprirla mi arrabbio, quindi proviamo da questa parte, magari questo lato è più fortunato. Ok, ci ha inviato una richiesta di trade, quindi andiamo a vedere cosa ci offre per una bellissima RGB box. Ah ok, praticamente ci offre tutte le cose brutte dell'RGB box. E le Cure All Potion che... Ho uno Skele Dog, cavalluccio marino che già ce l'ho, non so, passeggino non l'ho mai visto, Beh, allora, devo dire che non è brutta come offerta, ma come ho già detto all'inizio del video, non colleziono passeggini, non colleziono petware, quindi non mi interessa. Tutto qua. Vediamo se c'è qualcuno. Ma cosa vuoi? Ma chi è? Ti levi? Mi sta bullizzando, vattene. Ma che vuole di nuovo? Solo lui, vediamo un po' cosa vuole di nuovo. No, amico, no. Quello lì con la faccia da cane continua a perseguitarmi, ma non ha capito che non mi interessa il suo collare. Anzi, proprio quello che non vorrei trovare è un collare dentro l'RGB box. Jefferson, ci offre una ladybug e un'itra per un RGB box. Ma vale così poco un RGB? Adesso vado a vedere sul sito. Come fa a valere così poco un RGB box se devi diventare scemo per ottenerne una? Quindi, cioè, non me ne capacito che valga così poco. Allora, mi ha offerto una coccinella e un'idra. Appunto, ok, era lei che era fuori di testa. Assolutamente no. Oh no, c'è di nuovo quello là con la faccia da cane. Ah, ok. Sasha 2 Pai mi ha inviato una richiesta, quindi andiamo a vedere. Ma vabbè, ha fatto tutto lei. Proviamo a fare trading 5 RGB box. Non le darò mai. È solo per vedere cosa danno nei server ricchi in cambio di RGB box.
O niente, nessuno vuole questa RGB box. Visto quello che si trova dentro, posso anche capirlo. Non credo di fare altri scambi perché credo che nessuno sia interessato nelle RGB box. E oltre a questo le voglio tenere perché voglio fare un video dove apro davvero tante RGB box. Mi pentirò di quel video? Molto probabilmente sì. Lo farò lo stesso? Sì. E niente, siamo arrivati alla fine del video e mi raccomando, se questo video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!